Io con questo video voglio farvi vedere come fare una maschera per i capelli, quindi pre-shampoo, nutriente e ammorbidente, con tutti i prodotti molto semplici che abbiamo a casa, insomma quasi tutti. Comunque, se non li avete tutti, poi vi dirò insomma con cosa potete cambiarli. Come vedete, la maschera per i capelli comunque è già pronta, perché per sbaglio ho cancellato il video. Comunque adesso vi dirò, insomma, vi spiegherò lo stesso come si fa, perché comunque è molto semplice. E niente, così l'avete già vista. Questa è la maschera comunque. Allora, in poche parole, ci va un cucchiaino di ogni ingrediente, tranne del miele, che ne vanno due. Allora, partendo dall'inizio, ormai l'ho già messo via, comunque ci va un cucchiaino di olio d'oliva, poi un cucchiaino di burro di cocco, eccolo qui, ormai è finito e comunque vi farò vedere con calma come fare, come farlo e come utilizzare, insomma, nei prossimi video come utilizzarlo. Poi io a caso ho l'olio di cocco puro e l'olio di albicocca. E ne va un cucchiaino di uno e un cucchiaino di un altro. Poi possiamo mettere un cucchiaino di yogurt. Io in questo caso voglio yogurt alla banana, comunque sarebbe meglio mettere uno yogurt intero. Un miele, mi raccomando, utilizzate comunque, è sempre meglio utilizzare un miele molto economico. E due cucchiaini di miele, quindi uno di yogurt e uno di limone. In questa maschera, allora, beh, partendo dall'olio d'oliva fa bene i capelli perché comunque toglie le doppie punte e comunque è idratante. Poi abbiamo il burro di cocco, vabbè, sapete, insomma, il cocco è idratantissimo, è ammorbidente e qui abbiamo sia il burro che l'olio vegetale di cocco. Poi abbiamo l'olio di albicocca, che in teoria è quello che dovrebbe esserci nell'ultradolce Garnier, ma che in realtà praticamente non ci sta. Però noi ce l'abbiamo e lo vado a mettere. Un cucchiaino di yogurt che comunque va ad idratare i capelli e qui abbiamo il miele. Il miele che è ricchissimo di zuccheri e di principi attivi va ad idratare i capelli, va a proteggere la cute anche contro se qualcuno ha la dermatite, la forfora, il miele è eccezionale. E poi abbiamo il limone che va a lucidare un sacco i capelli, ma soprattutto li va a rinforzare con la sua acidità. Quindi, ricapitolando, un cucchiaino di ogni ingrediente e due invece del miele. Poi mescoliamo, mescoliamo. Anzi, mi stavo dimenticando, che scemo. Ci va anche il rosso dell'uovo, il rosso di un uovo. E va assolutamente messo perché è uno tra gli ingredienti, insomma, principali, con tutte le proteine appunto dell'uovo che fanno benissimo ai capelli. E mescolate, mescolate. C'è da dire che se non avete il burro di cocco, potete comunque utilizzare tranquillamente, non so, un burro di karité, un burro di mango, insomma, un qualsiasi burro vegetale. Se non l'avete, potete fare a meno di metterlo. Se non avete degli oli insomma, di qualche pianta, sarebbero consigliati ovviamente come quelli per i capelli, come questi. Però se non li avete, ad esempio, potete mettere, non so, un cucchiaino di olio di riso, oppure magari mettete 3 cucchiai d'olio d'oliva, insomma no, non succede niente. Se ne avete di più, magari al posto che mettere, insomma, dividete, ne potete mettere anche di più, insomma, se ne avete diversi. E niente, insomma, comunque. Vabbè, il miele poi credo che ce l'abbiate tutti e quello va messo anche il limone e lo yogurt e di yogurt è preferibile un yogurt bianco intero, anche se comunque potete mettere insomma quello che avete voi. La maschera, anzi la maschera sarebbe un impacco pre-shampoo per i capelli e veramente cioè, li ammorbidisce un sacco, infatti a me piace un sacco, l'ho fatta, l'ho strarifatta. E fatene poca che così insomma non si spreca e comunque guardate che mettendo un cucchiaino di ogni ingrediente ne viene fuori parecchia se poi insomma guardate insomma qui ce n'è già abbastanza un cucchiaino solo per ogni ingrediente a parte del miele però insomma se voi avete i capelli molto lunghi potete farne insomma raddoppiate tutte le dosi. E se mettete un qualche burro dovete mescolare insomma un attimo di più per farlo sciogliere, anche 10 minuti, insomma, lo lasciate lì che si sciolga da solo. Cosa c'è da dire poi? Niente.
E la mettete nei capelli con le mani, riempite bene i capelli della maschera, la tenete in posa anche una mezz'oretta, è meglio se incellofanate la testa con la pellicola da cucina. Fatemi sapere se la fate, vi lascio i link del mio canale sotto, dove potete trovare un sacco di altre ricette come questa da fare in casa con prodotti naturali, e quindi ricette molto semplici che funzionano benissimo e che funzionano un sacco, che le faccio proprio perché perché vorrei che vedessero queste ricette tutte quelle persone che magari vanno a spendere un sacco di soldi in prodotti che alla fine fanno uguale se non meglio, perché comunque queste sono tutte sostanze che fanno bene. Quindi io vi saluto e vi mando un bacione. Ciao!